E dopo il primo video di presentazione, oggi Gianluca, il nostro coltivatore di fiducia, ci parlerà di irrigazione del pomodoro. Vi ricordo anche che sul suo canale trovate molti video dedicati ai pomodori, molto interessanti. Difatti per questo ho chiesto a lui di collaborare su questo specifico argomento, perché l'ho trovato molto professionale. Ha un canale che è in crescita e quindi mi fa piacere se andate a dare un'occhiata. Vi lascio il link in descrizione. Detto questo, oltre ai video che vedrete qua YouTube, e abbiamo intenzione nel tempo di farne tanti, trovate anche qualche approfondimento nell'area didattica. Come sempre, link in descrizione. Passo quindi la parola a Gianluca, il nostro produttore di fiducia. Bentornati a tutti. Allora, sono sempre io, Gianluca, il vostro produttore di fiducia. Andiamo a parlare dell'irrigazione del pomodoro estivo a pieno campo. Va bene, bene, quindi dicevo, è un argomento ampio. Perché? Perché è molto legato appunto al clima e giustamente alle temperature. In generale, intanto facciamo una piccola panoramica, il pomodoro, come abbiamo accennato, vuole poca acqua in pratica, va bene? Un giusto equilibrio, dobbiamo trovare un giusto equilibrio, perché questa è un'altra cosa molto importante. Il pomodoro si abitua, ok, fino a un certo punto, entro certi limiti, alle quantità di irrigazione che andiamo a dare, va bene? Infatti per questo è sempre meglio dare delle irrigazioni più regolari possibili. Quindi sicuramente a campo aperto abbiamo diversi nemici, primo fra tutti le piogge. Quindi le piogge che, come ad esempio quest'anno, in questa estate molto piovosa, primavera estate, abbiamo molte testimonianze in tutta Italia, è stata una primavera estate molto piovosa. Quindi il periodo caldo ovviamente è sempre fine primavera estate. Se abbiamo situazioni di piovosità fuori dalla norma, sarà più un po' più complesso andare a trovare questo equilibrio. Quindi la regola è quella, fare delle irrigazioni costanti, diciamo che fino a che siamo nel range di temperature massime fra i 20 e i 25 gradi, dovremmo cercare di andare avanti con due irrigazioni a settimana, capite? Ci sono delle eccezioni da fare, ad esempio subito dopo il trapianto della nostra piantina ovviamente si deve dare più acqua, magari questo ne parleremo nello specifico, oppure nella fase di prima fioritura, come per tante altre colture ortive, bisogna fornire meno acqua per favorire diciamo appunto l'allegagione delle fioriture. Poi dovremmo cercare di dare poca acqua e poche volte anche, quella è un'altra cosa importante. Perché? Perché quando noi lasciamo la pianta diciamo con poca acqua, andrà a cercarsi il nutrimento, invece se noi diamo costantemente acqua, la pianta in pratica assorbirà più che altro appunto acqua, no? Quindi no, non sarà un buon risultato, non avremo, scusate, buoni risultati né a livello di crescita della pianta, o magari potrebbe sembrare la pianta gigante, no? Vigorosa, molta vegetazione, però diventerebbe un gigante di paglia, cioè magari sembra una pianta robusta e forte, però basta una piccola carenza o un giorno un po' più caldo, un giorno un po' più freddo per vederla crollare in pratica da qualche parte. O potremmo trovare ad esempio con una giornata di anomala di sole forte, che so, in fine primavera può succedere, potremmo trovare le nostre piante che fino al giorno prima erano bellissime, diciamo spettacolari esteticamente, le potremmo trovare mezze appassite. Ok, quindi noi dobbiamo fare in modo che la pianta cresca con un certo equilibrio, sia di elementi sia di diciamo crescita vegetativa, va bene? Ovviamente non la dobbiamo tenere troppo esile, troppo debole, quello sicuramente nemmeno. Quindi stavo dicendo, in fine primavera, perché di solito il pomodoro estivo si inizia già a trapiantare addirittura anche a inizio primavera, ma diciamo che
la maggior parte sicuramente lo va a mettere a dimora in fine primavera. Possiamo andare avanti con due irrigazioni a settimana. Per fare cosa? Per andare a diminuire, in pratica. Andare a diminuire perché quando arriviamo all'inizio maturazione dovremmo cercare di diminuire, ma non le volte a settimana, magari possiamo continuare con due irrigazioni a settimana. Dovremmo diminuire la quantità di acqua. Ecco, come facciamo a determinare quanta acqua dare? Magari molti fanno l'irrigazione manualmente, anche se è consigliato con un impianto a goccia, però andiamo a capire che in un piccolissimo contesto di poche piante, chiunque utilizza o un secchio ad esempio o un tubo di gomma semplicemente, quindi la quantità di acqua è, ripeto, con l'impianto a goccia che è quello consigliato, la media è intorno a mezz'ora al giorno in base al tipo di terreno. Va bene, se è un terreno molto argilloso possiamo diminuire 20 minuti, un quarto d'ora, ok? Invece un terreno molto sabbioso, drenante, sicuramente necessita di più acqua, anche il doppio, anche potrebbe essere appunto 40-50 minuti, un'ora alla volta. Bene. Detto questo, ovviamente ci sono i casi particolari, ad esempio in vaso o appunto in un piccolo contesto, piccolissimo contesto domestico, di un piccolo giardino, un orticello, un'aiuola, dobbiamo fare un calcolo diverso. Ad esempio possiamo andare a fornire mezzo litro d'acqua ad esempio a pianta e andare a vedere come si comportano. Ecco, questa è una cosa importante, dobbiamo cercare di capire come stanno reagendo le nostre piante all'irrigazione. Sicuramente è importante andarle a guardare al mattino si vede se la pianta ha la giusta quantità di acqua nel terreno. Se al mattino già presenta delle foglie un po' più molle, se lo vogliamo dire così semplicemente, nella parte apicale, ci dobbiamo preoccupare, quindi andare a fornire un po' più d'acqua, magari a integrare quella che non abbiamo dato. Poi con l'esperienza lo vediamo facilmente se stiamo andando bene o no. Ok, l'importante è non esagerare. Perché dico questo? Perché si tende sempre, nella maggior parte dei casi, si tende ad esagerare con l'acqua, e col pomodoro, anche se fa caldo, non è mai un bene. Poi, quando la pianta si forma a una certa grandezza, magari andiamo verso il caldo, perché poi dobbiamo anche vedere le fasce di temperatura, il caldo o addirittura il caldo eccessivo, come i picchi che ci sono stati quest'estate, ma bene o male tutte le estati bisogna aspettarselo, dovremmo cercare di comportarci di conseguenza, nel senso che se abbiamo delle temperature fra i 25 e i 30 gradi, magari andiamo a fare dei tre volte a settimana, andiamo a fornire la nostra acqua, no? Quindi andiamo a irrigare tre volte a settimana. Se le temperature aumentano ancora, bisogna vedere la situazione. Sicuramente siamo già a una certa fase, come dicevo poco fa, magari abbiamo un bel po' di frutti e qualcuno magari inizia a maturare, quindi siamo diciamo sull'orlo del baratro, perché se diamo troppa acqua andiamo a compromettere la qualità dei frutti, proprio la concentrazione dei nostri frutti. Se ne diamo troppo poca e andiamo a fare soffrire troppo la pianta, ci mettiamo a rischio proprio anche di marciume apicale, ad esempio, quindi, che è una disfunzione idrica, e potremmo fare quindi danneggiare sia la pianta che i frutti. Va bene, questo è per dare diciamo una linea così generale poi dobbiamo andare a trattare i vari casi particolari, quindi il discorso potrebbe, allora non è complicato, solo che ci sono molte variabili, dobbiamo iniziare a capire e a imparare come agire di conseguenza in base appunto al periodo, alle temperature, alla fase di crescita della pianta. Va bene, non ci vuole molto, bisogna solo avere un bel po' di passione e di costanza. Va bene,
ci sono tantissime cose da dire, va bene, già ve lo anticipo, come ad esempio una cosa che ci può aiutare molto è la pacciamatura, va bene, sia a striscia, come non so se si vede qui dietro di noi nel nostro pomodoro pieno campo, o addirittura si può anche fare totale, quindi se abbiamo ad esempio un piccolo pezzetto di terra nel nostro orto, lo potremmo pacciamare completamente e avere tanto risparmio, non solo in termini di irrigazione, ma anche di lavoro, ad esempio per le infestanti che continuano a crescere, giustamente, se noi non le andiamo a fermare. Va bene, io direi che per questo video va bene così. Vi rimando, vi rinnovo i saluti sicuramente e vi invito a continuare a seguirci così da approfondire tutti questi aspetti. Ripeto che non sono cose complicate, però bisogna cercare di capire quando usare un metodo o piuttosto che un altro. Va bene, vi saluto, fate i bravi picciotti, alla prossima!